Santa Margherita dei Teutonici in Sciacca. Questo è il titolo del libro scritto dagli architetti Pietro e Costanza Meli e dalla storica Angela Scandaliato, edito dalla Olino Editore, che ha voluto fare chiarezza sulle origini di uno dei complessi più antichi di Sciacca. Gli autori, ieri al Circolo di Cultura, hanno illustrato le novità emerse. Tra storia, arte ed architettura, i tre hanno ridisegnato e ridefinito l'analisi del monumento, edificato tra il 1300 e il 1500. Il lavoro è frutto di una certosina ricerca storico-archivistica, passata anche attraverso lo studio delle strutture architettoniche e che arriva a mettere in discussione le notizie finora conosciute sul periodo di fondazione e su chi abbia commissionato la sua realizzazione. Oltre agli autori del libro e al presidente del Rotary Francesco Raso, promotore dell'iniziativa, durante la presentazione c'è stato anche l'intervento della professoressa Angela Mazzè, docente di storia dell'arte moderna e contemporanea dell'Università di Palermo. La ricerca comprende tre sezioni che corrispondono a tre diversi percorsi di indagine, tutti correlati dall'interpretazione del manufatto edilizio. Metodologie interpretative che forniscono una rete di ricerche, ossia le fonti, i documenti, le correlazioni culturali, i modelli di riferimento, il linguaggio figurativo e tecnico. Io sono una storica dell'arte e quindi non possiedo le competenze degli architetti, le cui conoscenze tecniche e tecnologiche permettono di indagare in toto l'edificio, dalle fondazioni alle fasi della costruzione e dei restauri. Pietro Meli, da provetto tecnico del restauro architettonico, associando le sue competenze archeologiche, restituisce alla cultura della tecnica costruttiva i modelli presenti nel cantiere dall'età medievale ad oggi.